tutti cristallini e cristalline. Nel video di oggi, come leggete da titolo, andremo a scoprire queste nuove creazioni in resina. In queste creazioni ho voluto utilizzare i glitter e i pigmenti che mi sono arrivati dal sito AliExpress. Quindi direi di iniziare subito. Allora, partiamo dagli scarti. Qui ho utilizzato due pigmenti, quello oro e quello pesca, per riuscire a fare tipo un oro rosa, però il risultato, non lo so, mi ricorda più il bronzo. Poi ho fatto anche le alette. Qua ho messo un po' di pigmento lilla e un po' blu. Devo dire che forse il blu ha preso un po' troppo rispetto al viola, però non mi dispiace. Qui ho messo sia i nuovi glitter, che sono questi tondi, questi a stellina, sia il pigmento azzurro-blu. So che deve essere blu il pigmento, però io lo vedo molto più tendente all'azzurro. Qui ho voluto provare dietro il pigmento oro e invece queste sfumature sono state fatte con i glitter, quindi sono solo di glitter. Qualcosa non è andata nella resina, decisamente, perché è liquida. Cioè, ragazzi, sotto è liquida. Com'è possibile? L'ho fatto tipo 2 giorni fa. Ok, va bene. Questo poi dovrò mettere i guanti e cercare di vedere che cosa è successo. Proviamo la luna. Questa mi sembra, cioè questa si è asciugata, quello no. Ok. Qui ho provato 3 diversi pigmenti di oro. Qua ci sono i glitter, quelli tipo a scaglie. Qua ho messo il pigmento come quello dei fiocchi, tipo non lo so, che la luna sta scolando di un colore diverso. Mentre qua ho messo solo il pigmento oro picchiettato. Carina anche questa, non mi dispiace. Il drago ho fatto con una resina nera fatta col pigmento nero e degli glitter tipo olografici scaglie. Cioè, non lo so, è carino, però mi aspettavo che si vedesse un po' di più l'effetto olografico del glitter. Nuovo stampo e nuovo pigmento, questo di qua con via luce, vediamo come sono venute. Me l'aspettavo un po' più grande come stampo, però. Oh, che carino! In teoria dovrebbe cambiare colore dall'oro al rosa. No, si vede solo un po' viola. Cioè, da viola all'oro, però si vede solo quello. Non so se ne metto così un po' si vede. Questi qua sono talmente piccole che si sono unite tutte insieme. Ed ecco qua delle altre dimensioni. Devo dire che è carino, non mi fa impazzire neanche questo, però è molto carino. Scarti semplicissimi, ho fatto dei gattini neri. Quanto è lucido! Adoro perché è lucidissimo. Devo dire che me l'aspettavo un po' più opaco, invece, cioè, se la quantità di resina è tanta, non si vede la trasparenza. Sempre con quella specie di oro, ho fatto questi bezel con la farfalla. Anche questa è venuta forse un po' troppo trasparente come resina. Non mi dispiace il colore, però. Più che sembrare oro rosa, sembra sempre tipo bronzo. Ok, questo mi sa che non è venuto.
Esatto, c'è tipo una mega bolla nella faccia del coniglietto, peccato, questa la butterò di sicuro. E l'ultimo ancora del somarino. Ora sono rimaste le cose più difficili da tirare fuori, insieme ai nuovi stampi e le perle. Quindi iniziamo dalle perle. Eccole qua, sono tre perle oro. Il pigmento si è un po' depositato perché era proprio la parte finale della resina. Si è depositato in alcune sul fondo e poi ho fatto una perlina con lo stesso resina del fiocco. E devo dire che mi piace soprattutto perché i glitter non sono scesi tutto al fondo, ma sono in tutta la perla, quindi mi piace molto. Procediamo a scoprire il bracciale. Questo è stato fatto anche con il nuovo mix di glitter e con una resina, di qua forse si può cominciare a vedere, leggermente colorata con il pigmento viola. Ed eccolo qua. Allora, devo dire che mi piace molto il colore, forse è venuto un po' troppo chiaro. Mi piace un po' di meno il fatto che i glitter siano scesi tutti. Avrei preferito un po' più di glitter in questa parte, però il risultato finale non mi dispiace. Certo, girato così che non sono glitter, così è tutta un'altra cosa, però carino anche questo. Ora proviamo a tirare fuori questi di qua. Ok, ho provato a uscire i cristalli, ma ragazze, il risultato è questo. Cioè, l'unico che si è asciugato è questo qua. Come vedete, è venuto pure molto molto carino, con i nuovi glitterini gialli da loro. Ed è venuto davvero carino. Gli altri, io non so cosa sia successo perché, cioè, guardate questo, si è sciolto totalmente, è rimasto così. Qualcuno si stava asciugando, questo si è asciugato a metà, cioè qua proprio rigido, poi qua niente. È la stessa identica colata, ma oddio, sporco tutto. Mi ho messo su un pezzo di carta perché ormai, guardate questo. Molto molto carino, ma ecco, sporcata. Non so che sia successo. Questa parte è veramente veramente solidissima, cioè pure facendo questione niente. E questo, stessa cosa, l'unicorno che ho dovuto rimuovere, ma potete vedere che è tutto sporco di resina, quindi ora devo trovare il modo di pulirli. Questi li andrò sicuramente a buttare. Ora mi spaventa un po' perché con la stessa identica resina io ho fatto questo. Cioè, sembra abbastanza solido, ma ho paura. Ok, ragazzi, sono riuscita a tirarlo fuori e quello di cui avevo paura, guardate, è la stessa identica resina, ma questa parte è ancora un po' bagnata perché ho utilizzato acqua e sapone per uscirlo fuori. Questa parte di qua si è asciugata perfettamente, proprio è perfetta. Io avevo fatto due colate, ma la seconda colata è questa di qua sopra, quindi non capisco come sia possibile che metà della resina si sia asciugata in modo perfetto. Guardate, bellissimo anche lo stampo, lucidissimo. L'altra metà, non ne ho idea. Proverò a farla asciugare e passarci un po' di resina UV e vedere se riesco a salvarlo, perché mi dispiace tantissimo, veramente tantissimo. Passiamo alle ultime creazioni, proprio ultime ultime. Anche queste fatte con quella resina, quindi io ne ho paura. Allora, questo è, ecco, infatti è la stessa identica resina. Vedete che non è asciutta, ha ancora le grinze, tutto quanto ottimo. Proviamo gli altri e speriamo bene. Questo sembrerebbe a posto.
posto, anche perché questi qua ho usato gli sticker di Tiger, alcuni altri di AliExpress, e mi dispiaceva buttarli. Allora, carino carino, però essendo trasparente, secondo me si è scurito troppo lo sticker, peccato. Allora, vediamo questo di qua. Sembra a posto, sì. No, scherzavo, guardate. Non so che sia successo. Proverò a farci una passata di resina qui sopra. Non è neanche male, perché mi piace lo sfondo, mi piacciono i glitter, è bellino anche lo sticker. È un po' sprofondato da questa parte, però è carinissimo. Questo di qua, questo pure. Ah, e l'ovetto, carino anche lui. Peccato che si è spostato un po' troppo a sinistra, però molto carino. Qua chi c'era? Non mi ricordo. Cetriolo, cos'è? Ah, Molang! Oh, che carino questo! Adoro! Questo è bellissimo. Credo che sia il mio preferito tra le creazioni di oggi, per ora. Nonostante questa linea in mezzo, che non so cosa sia. Questo dovrebbe essere un altro maialino, ma visto i problemi che mi dava la resina, vediamo se. Ecco, infatti, anche questo mi sembra tanto tanto asciutto. Guardate, è asciutta, ma diciamo asciutta, è molto 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 morbida. Proverò a lasciarlo qualche altro giorno così magari si asciugano. Non so cosa succede, nonostante sono più di 2 giorni e la resina è già colata. Poi questo di qua dovrebbe essere lo dog. Questo mi piace, molto molto carino anche questo. Mi piacciono i glitter che riprendono lo stickers. Carino. E poi ci sono questi tre che, se non ricordo male, dovrebbero essere anch'essi Molang. Oh, vabbè. Adoro. Questo lo adoro. Ops. Questo scappa. Questo per adesso è tipo che fa concorrenza a questo. Poi, questo di qua cos'è? Oh, un altro Molang. Che carino, qua ho messo questi glitter rotondi olografici, adoro. Guarda che patatino, che faccina bella che qua, eccolo. Con una tazzina di tè, adoro. Ovviamente sono da lucidare perché là è lo stampo che è un po' vecchiotto. Questo povero unicorno, speriamo di riuscire a riprenderlo perché è il mio stampo preferito. E niente ragazzi, questi sono le creazioni barra i fail, li chiamerei più che altro i fail di oggi. Spero che comunque il video vi abbia tenuto compagnia. Non vi dico fatemi sapere qual è il vostro preferito, ma fatemi sapere quale secondo voi è il più fail. Secondo me l'unicorno, però si ci avvicina tantissimo anche questo cristallo che è sciolto proprio. E anche questo non è un fail da sottovalutare. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!